Care amiche e cari amici, buongiorno e bentornati sul canale. Torniamo a parlare del giallo di Pierina Paganelli, il caso in assoluto con le maggiori casualità. Oggi ve ne farò vedere un'altra nuovissima. Poi sarete voi a dirmi i vostri pensieri. Una nostra cara amica mi ha fatto notare una certa somiglianza di un oggetto nei pressi della scena del crimine, a poco più di un metro. Si tratta di un fermaglio da donna di plastica con una striscia di brillantini finti. Io me lo ricordavo benissimo perché l'ho visto tante volte in tantissimi filmati proposti in TV. Filmato nei minuti subito quando sono arrivati quelli della scientifica. Da quanto tempo si trovava lì abbandonato a terra? Di questo oggetto femminile non se n'è mai parlato, non si è mai dato peso. E infatti io non saprei neanche dirvi se è stato repertato. Lo spero. Sto parlando di questo fermaglio nello stesso modo ne avrei parlato se a terra abbandonato io avrei visto una bandana, degli occhialini da sole rotondi o un semplicissimo elastico per i capelli che serve per far la coda. Parlando di questo oggetto, io non voglio assolutamente puntare il dito su nessuno, però mi sembrava giusto parlare di questa ennesima casualità. Mi è stato anche detto che questo tipo di fermaglio, essendo proprio un plasticotto con dei brillantini finti, vengono venduti anche a pezzi di due o tre assieme e costerà una decina di euro, non credo di più. Questa nostra amica del canale mi ha fatto notare che durante un'intervista fatta l'altro giorno una protagonista di questo giallo lo indossava, o meglio era molto simile. Siete voi adesso a dirmi se ha una certa somiglianza. Trattandosi di una semplicissima suggestione, anche la stessa proprietaria dovesse riconoscere che fosse il suo, a 10 mesi di distanza dal ritrovamento appunto di questo fermaglio, non avrebbe neanche modo di giustificare il perché si trovava lì o se fosse veramente il suo. Ora, care amiche e cari amici, vi saluto, vi aspetto nei commenti. Se non siete ancora iscritti al canale, vi consiglio di farlo per poter attivare la campanella e avere la notifica del caricamento del nuovo video in tempo reale. Ora vi mando un fortissimo abbraccio e vi auguro una buona giornata.